U Sport Web Talk. Lunedì 1 marzo, ore 19, bentrovati da Fabrizio Carbone, la nuova puntata di U Sport, l'approfondimento sul diritto sportivo, sull'orario dell'avvocatura, curato con il patrocinio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Coordinamento Regionale Siciliano, e con ovviamente la collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza presso l'Università di Messina, in particolare con la Cattedra di Diritto Sportiva, retta dal professor Francesco Renner. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo la riforma dello sport, è stata approvata in limine litis dal governo Draghi proprio sul filo di lana, perché sapevamo che la delega scadeva il 28 di domenica, però ovviamente ancora non abbiamo il testo licenziato in gazzetta. Sappiamo che sono stati approvati 5 decreti. Cercheremo nella puntata di oggi, continuando il lavoro svolto nei mesi precedenti con il focus dei vari aspetti della riforma, a capire un pochino cosa ci aspetta e quali sono, ovviamente senza l'ambizione di essere esaustivi, perché continueremo a stare sul pezzo ed approfondire l'argomento, a cercare di comprendere cosa entra in vigore più o meno subito, cosa entrerà in vigore un po' più avanti e soprattutto quali sono gli aspetti più positivi e gli aspetti negativi. D'altronde era una riforma che si aspettava da molto tempo. Certamente nel 2019 si è avviato un percorso importante di riforma di questo settore, che così tanto è stato colpito e così duramente è stato colpito dalla pandemia, come anche altri settori, ma proprio il mondo dello sport ha risentito e continua a subire delle conseguenze in termini economici, ma anche in termini di salute e di benessere dei singoli cittadini, che sono rilevanti. Ed sono proprio questi gli aspetti anche che fanno storcere il naso ad alcuni commentatori, perché diciamo che alcuni aspetti della riforma, che fino a qualche anno fa venivano invocati a gran voce, adesso sembrano invece stonare con quelle che sono le esigenze, soprattutto per quanto riguarda le attività di base e le associazioni e le società dilettantistiche. Ci sono certamente degli aspetti positivi, dal professionismo femminile al professionismo in genere per tutti gli atleti, per la disabilità, dove troviamo dei grossi passi in avanti, al registro nazionale unico per le ASD e le SSD, c'è un po' di terzo settore, potremmo dire così, ne abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate. Diciamo, ci sono molte cose, sicuramente, perlomeno è una mia opinione personale, va salutata con ottimismo e anche con soddisfazione il varo di questa riforma, perché altrimenti si sarebbe rischiato di sprecare un patrimonio di lavoro che era stato fatto in questi quasi 2 anni e che certamente invece possono costituire quantomeno un punto di partenza, nonostante le difficoltà che si hanno sempre quando si va incontro a una riforma tanto complessa, perché poi il mondo dello sport coinvolge diversi aspetti, diverse categorie, diverse professionalità, diverse fasce anche di reddito. Gli operatori del settore sono tanti e sono diversi tra loro, con esigenze non sempre concordanti tra loro, e quindi certamente resta ancora molto lavoro da fare, però abbiamo un punto di partenza e soprattutto abbiamo un punto di partenza su cui iniziare a sviluppare dei ragionamenti concreti, e questo lo possiamo fare anche con l'ospite che avremo oggi, che è un ospite come sempre di assoluto prestigio, ma è un ritorno a U Sport, perché avremo il professor avvocato Jacopo Tognon, che è certamente uno dei massimi esperti del mondo del diritto sportivo, oltre ad essere anche un appassionato di sport, e quindi è profondo conoscitore di quelle che sono le dinamiche che ruotano attorno al fenomeno sport, sia da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista economico e sociale. Ovviamente siamo in compagnia anche di un altro prof, del nostro professor Francesco Rende, che peraltro anche oggi ha curato insieme al nostro Vincenzo Stella la pillola dei ragazzi, dei suoi studenti, ma soprattutto ci darà i riferimenti scientifici di quelli che sono gli aspetti di questa riforma, come abbiamo fatto in queste settimane. Intanto lo vedo collegato e quindi lo saluto. Buonasera prof, ciao Francesco, ben trovato. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti. Oggi, questa sera parliamo di una scommessa vinta. Consentitemi di dirlo con un certo orgoglio, perché abbiamo lavorato tanto a preparare questo ciclo di puntate relative appunto alla riforma. Abbiamo proseguito nel nostro progetto anche quando sembrava ormai fosse impossibile la sua approvazione. Ci abbiamo creduto. Ritenevamo che, comunque l'abbiamo detto tante volte, fosse un lavoro importante anche per l'ipotesi in cui la riforma alla fine non avesse trovato luce, perché bisogna discutere di questi temi. Ora, nel bene e nel male abbiamo un punto di riferimento
sicuramente segna uno spartiacque. Sicuramente questa riforma crea un prima e un dopo. Ci sono tantissime novità molto importanti, molte le abbiamo già messe in luce esaminando la bozza dei decreti, ora vedremo poi il testo definitivo, vediamo se ci riserverà alcune sorprese, però comunque da oggi si apre una discussione su una nuova disciplina e quindi ci saranno, seguiranno tantissimi convegni, diverse pubblicazioni. Oggi ho seguito proprio nel primo pomeriggio un convegno catanese sulla prestazione sportiva e la collega Angela Busacca ha iniziato appunto a parlare proprio della, delle novità della riforma con riferimento appunto a questo tema. Ricordo che seguirà un altro incontro il 22 di marzo, sempre organizzato dai colleghi di Catania e al quale avrò anch'io l'onore di partecipare come, come relatore. E a parlare oggi di questa riforma, dei suoi pregi e anche dei suoi difetti, dicevi tu, abbiamo un fuoriclasse, il professore avvocato Jacopo Dognon è un amico che io voglio ricordare, l'abbiamo ricordato nelle precedenti puntate come vicepresidente della Lega Pro. Oggi lo voglio ricordare come vincitore seriale dei bandi Jean Monnet, perché Jacopo ha avuto la capacità e ha tuttora la capacità di organizzare dei progetti di ricerca in ambito europeo proprio sul diritto sportivo europeo e ogni volta riceve dalla, dall'Unione Europea appunto il finanziamento per organizzare questi corsi presso l'Università di Padova e ora riceve anche appunto nella, nel collegamento che abbiamo fatto prima di andare in onda anche presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. E si tratta di riconoscimenti estremamente prestigiosi, io lo posso dire a ragion veduta perché anche noi a Messina abbiamo talvolta in altro settore, quello del diritto contrattuale, organizzato dei corsi Jean Monnet, quindi so quale percorso bisogna seguire, so quanta fatica ci sia nel predisporre i progetti e quanto dura sia la selezione poi per vincere questi, appunto, per arrivare al finanziamento. Jacopo credo che ne abbia vinti diversi, forse tre o quattro, forse anche più, non lo so, appunto è un vincitore seriale, come ho detto prima, e quindi sicuramente questa è un'ulteriore riprova, qualora ce ne fosse bisogno, della sua competenza in questo settore. Un accenno soltanto alla pillola che riguarda quella sentenza della Corte di Cassazione, anzi quell'ordinanza della Corte di Cassazione del 2021, cui spesso abbiamo fatto cenno, relativa alle, ai criteri determinativi del compenso dell'agente sportivo. È una sentenza estremamente tecnica, tra l'altro redatta da un altro amico, l'ho ricordato altre volte, il consigliere Cosimo D'Arrigo, originario di Messina, laureato a Messina e anche ha ricoperto delle docenze nelle nostre università, e che è un fuoriclasse del diritto, un altro fuoriclasse. Una sentenza ben congegnata, ripeto, estremamente tecnica e quindi particolarmente complesso è stato il lavoro dei ragazzi nel cimentarsi con questo testo. Poi sarà Martina ad illustrarcene i contenuti. Direi che possiamo introdurre il nostro ospite e iniziare il discorso sulla riforma. Sì, perfezioniamo il collegamento con Jacopo, al quale diamo il bentornato a Usport. Ciao Jacopo, grazie di aver accettato nuovamente il nostro invito. Un grande piacere, ciao Fabrizio, ciao Francesco, che insomma questa lusinghiera presentazione mi ha fatto diventare tutto rosso, come un po' venuto un caldo tremendo adesso, tutti questi complimenti. E quindi si vede Paola. No, sinceri e meritati, Jacopo, lo sai, noi non la facciamo mai per piacere. Ho avuto una giornata anche abbastanza complessa, non sono di, neanche di grandissimo umore, mi avete messo un buon umore unico. Guarda, su questo, come ti dicevamo anche nel briefing pre-puntata, tutti abbiamo avuto delle giornate, una giornata per nulla male, diciamo così, ecco. Quindi ci distraiamo con delle cose certamente interessanti, ma che poi ci rallegrano, perché alla fine lo sport, lasciando perdere la sua accezione tecnica o giuridica, è questo, è divertimento, è passione, è condivisione, no? Quindi con questo spirito, certamente anche didattico o comunque divulgativo, però approcciamo la puntata di oggi e parliamo proprio di riforma, no? Certo che sì, ma adesso non so se sono io o Francesco adesso che interveniamo, ma comunque dimmi tu. Vai, comunque. Vai Jacopo. Ma intanto volevo dire a Francesco che sì, effettivamente i Jean Monnet vinti sono 5, in effetti. Pentacampeão. In effetti, ma non perché io sia così capace, sai, no? È che è un po', io lo chiamo ogni tanto, anche se poi, come ho detto, ci ha lasciato l'anno scorso, l'effetto Paolo Rossi, cioè l'essere al posto giusto nel momento giusto, dove magari grandissimi nomi, gente molto più capace di me, non viene selezionata
sarebbe questione di intuizione, di trovare il topic giusto, quello che loro vorrebbero sentirsi scrivere. Ecco, quello è il tema, non è tanto la capacità. E questo magari è una piccola dote che con gli anni ho affinato, ho avuto anche abbastanza fortuna, insomma, per carità. E comunque la ricerca, tu mi insegni una cosa bellissima, uno dei sogni nel cassetto sarebbe quello di riscrivere quella monografia che ho fatto nel 2016, che è rimasta però, insomma, ormai verso i 50 anni, devo trovare degli stimoli anche da quel punto di vista. Riforma, oh, questo è un tema epocale, insomma, no? Perché tutti noi abbiamo iniziato a appassionarci della materia, insomma, con i testi legislativi che avevamo, insomma, adesso sapere che dal 1 luglio 2022, perché però dobbiamo anche iniziare a dare un po' di ordine anche con quello che riguarda l'entrata in vigore, ovviamente, andrà in pensione la legge 91 dell'81, un po' come la coperta di Linus che ti porti a letto e quindi ti svegli all'improvviso e ti senti scoperto. Ecco, come sarà questo nuovo percorso? Beh, certamente, come sappiamo, come dicevamo anche prima, diciamo, abbiamo questi 5 testi che aspettiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quello che manca, l'assente, è quello che fa più rumore, forse, no? Cioè il famoso, la famosa delega sulla governance, insomma, per risolvere potenzialmente il grosso problema legato alla partecipazione olimpica, è arrivato il DL 29 gennaio numero 5, no? Curioso, il proprio giorno del mio compleanno è stato emesso, credo sia un buon segno per la spedizione italiana, il 29 gennaio, sull'autonomia del CONI, appunto. Però il nodo gordiano da risolvere è sempre quello della governance. Questo quindi certamente significa un passaggio nuovo e rimeditazioni su un tema che crea grosse difficoltà. Gli altri 5 decreti ovviamente hanno, c'è di tutto un po', come diceva giustamente il professor Rende, avremo credo l'opportunità per 15 mesi per parlarne, forse anche speriamo non parlarne troppo, vediamo cosa succede. Però ce ne sono alcuni che erano attesi da sempre, ovviamente quello del lavoro sportivo, ma perché anche quello sull'associazionismo, in realtà le norme sull'associazionismo sono anche molto interessanti. C'è di nuovo un intervento sugli agenti sportivi, che io ve lo dico che ho fatto 2 anni di commissione agenti sportivi al CONI, che rimane una delle esperienze più mistiche della mia attività professionale, facendo le notti a verificare tutte le domande, poi quegli stabiliti, una cosa titanica, una delle tante gratuità che nel 2020 sono riuscito per fortuna poi a eliminare, e ancora impiantistica e sport invernale. Insomma, effettivamente c'è tantissima carne al fuoco e quindi credo valga la pena ovviamente iniziare già a dare dei primi punti di vista, delle prime letture, no, di queste norme. Certamente, come diceva il professor Leandre prima, ovviamente la prestazione sportiva, il contatto di lavoro sportivo, l'identificazione della figura dell'amatore, che peraltro suona vagamente di concezione calcistica, chi conosce bene questa materia sa che l'amateur è esattamente quello che è previsto, no, nella norma FIFA sull'identificazione dei giocatori, che vengono definiti amateur o non amateur, poi in sintesi, no? Quando noi invece rimaneva questa dicotomia tra professionismo e dilettantismo, che da molti anni era una sorta di delitto del sistema, lasciato, diciamo, alla deriva, con poche unità che poi, poche unità di atleti sotto la 91, che poi di fatto influenzavano tutto il panorama dei rapporti non qualificati. Allora, la creazione di un rapporto di lavoro sportivo mi pare di per sé un'ottima cosa, anche se non dobbiamo, qui termino questa mia prima veloce analisi, appunto, quindi qualche prima riflessione ad alta voce, non è un'analisi, una riflessione ad alta voce, così da appassionato, non dobbiamo dimenticarci però che, ecco, come sempre, occorre che il coperchio sia adeguato alla pentola. Il coperchio in questo caso è comunque la copertura finanziaria, cioè il ritardo di 15 mesi sull'entrata in vigore di alcune disposizioni che per la realtà sono 16 mesi, marzo, aprile, maggio, giugno, sono 16 mesi e luglio 2022, sì, è certamente un tipico anche un po' del nostro legislatore: quando non mi sento sicuro prendo tempo, no? E allo stesso tempo era, credo che fosse giusto non vanificare un lavoro, per quanto si possa essere d'accordo o meno, ma insomma un lavoro titanico, mosso con tantissimo impegno, ecco, questo bisogna riconoscerlo al Conte 2, quindi sarebbe stato un delitto un po' sciupare questa opportunità. Certo che può essere migliorata,
allo stesso tempo mi sembra però che ecco, ci sia più di qualche tema. So che c'è uno molto caro a Francesco che è quello del vincolo sportivo, e quindi già adesso lo stuzzico un po'. Francesco, sul vincolo sportivo ne abbiamo parlato. Voglio sapere da te cosa ne pensi. Tu che sei molto vicino a te. Perché sappiamo che ovviamente ci sono delle opinioni contrastanti a seconda dell'ottica, della prospettiva dalla quale ci si muove, quello delle società e quello degli atleti. Quindi, dicevo io in premessa, Jacopo, qualche anno fa, ma anche poco meno di qualche anno fa, questo vincolo sportivo, l'abolizione del vincolo sportivo era invocata un po' da tutti quasi come una panacea, e però in un momento così complicato forse per le società può essere difficile, può essere un mancato introito importante, quindi è un po' lì un altro dei nodi gordiani della riforma, come dicevi tu prima, ce ne sono forse più di uno. Allora guarda, quando ero più giovane, prendo alla lontana, ero un fervente sostenitore dell'abolizione del vincolo, a tal punto da poi finire spesso anche in rotta di collisione con le istituzioni. E ricordo proprio in Sicilia, tra l'altro, due convegni, guarda un po', uno a Caltanissetta tanti anni fa con la codice di giustizia sportiva nel 2013, quello che poi entrò in vigore nel 2014, dove feci un intervento abbastanza di rottura, quindi non fui molto amato sicuramente dalle istituzioni presenti. E un altro a Palermo ancora, guarda un po', perché quel giorno era presente anche il presidente Tavecchio, all'epoca la presidenza, che chiaramente non, fino a un certo punto gradì, diciamo, le mie riflessioni iconoclaste in partenza. Ecco, però c'è anche da dire che l'età che porta saggezza, e comunque solo gli stupidi non cambiano mai idea, no? E certe riflessioni, diciamo, di spirito giovanile sono temperate dall'esperienza, anche sicuramente in dinamiche associazionistiche di società, e non l'ultima quella di Lega Pro, ma comunque non solo quella, di terra tutta, e in ragione poi anche del fatto che effettivamente oggi, ed ecco perché il percorso poi di, diciamo, sistemazione del vincolo è ancora più lungo rispetto a quello del lavoro sportivo come sarà previsto, però è certo che non si può più accettare, lo vedo plasticamente anche in altre federazioni, senza parlare solo di calcio, pallavolo, pallacanestro stessa, hanno vincoli di 8, 9, 10 anni, questi ragazzi a 14 fino ai 24, cioè mi pare evidente che c'è qualcosa che non va. È la madre di tutte le battaglie, insomma, si sa che nel calcio le componenti dei dilettanti da sempre sono in grandissimo fermento per la questione vincolo. Allo stesso tempo sappiamo che è stato anche causa di abusi, storture e abbandono giovanile, e quindi come tale evidentemente qualcosa non funzionava. Ovviamente non voglio darti, non ho la ricetta o comunque la soluzione, a parte perché non ce l'ho in quanto tale, ma anche perché in effetti è molto difficile da capire, però è evidente che, mettiamola così, non poteva e non può essere come è stato fino adesso, ecco, quindi lo trovo un passo avanti, ecco, lo trovo sicuramente un passo avanti. Francesco. Sì, allora intanto, appunto, per tornare al discorso del vincolo, no? Io, diciamo, mi sono fatto una prima idea, premesso che io lo guardo alla prospettiva chiaramente degli atleti e in particolare degli atleti minorenni, i quali, se ci riflettiamo, però possono legarsi chiaramente col consenso dei genitori, peraltro qui si è discusso a lungo se ci volesse il consenso di entrambi o meno, ora l'orientamento prevalente era quello secondo il quale bastava il consenso di uno solo dei genitori, comunque si possono legare praticamente per un periodo lunghissimo ad un'associazione sportiva, condizionando integralmente la propria vita. Ora io capisco assolutamente le esigenze delle associazioni, capisco che il vincolo rappresenta una specie di tesoretto, e tuttavia quando c'è in gioco l'interesse di un minore, io penso che le soluzioni debbano essere alternative. Penso che forse in questi casi, per incentivare, come importante, lo sport di base, per incentivare le associazioni sportive dilettantistiche a creare le scuole, eccetera eccetera, gli strumenti possono essere anche altri, e non è detto che non ci debba essere anche un intervento pubblico sul punto, perché lo sport risponde a un interesse generale.
Ora capisco chiaramente che si tratta di una rivoluzione, da questo punto di vista postergare la data di applicazione serve anche un po', no, alle varie società, associazioni a darsi a riorganizzarsi, ad attrezzarsi, servirà ad attrezzarsi, sì, non so, ora poi appunto dovremo dare il testo, bisognerà capire sui rapporti pendenti che tipo di efficacia avrà la nuova disciplina, cioè si applicherà ovviamente a far data dalla in vigore la nuova disciplina anche ai rapporti pendenti o rapporti nuovi, perché chiaramente questo è un altro, ripeto, che quantomeno quando si tratta di minori un legame così forte andasse rimosso, ripeto, dal mio punto di vista è sicuramente una scelta corretta, però appunto vorrei che Jacopo, che è molto più vicino di me poi alla realtà concreta di queste associazioni, di queste società, dicesse la sua. Ma guarda, è difficile dare un... Allora, intanto la normativa effettivamente con la sua entrata in vigore differita dovrebbe consentire comunque una sorta di organizzazione. Certamente non poteva essere paracadutata così dall'alto una cosa del genere che avrebbe avuto effetti devastanti, in ragione del fatto che quella che poi è fondamentalmente il corretto diritto delle società a avere riconosciuto l'indennità di preparazione e formazione, che poi in sintesi sono i principi che vengono fuori anche dalla sentenza Bernard, quando rimane ancorata ai costi della formazione, ai costi presumibili di formazione, e viceversa non diventa più tale quando è strumento che spesso assume i caratteri ritorsivi o comunque, diciamo, per non dire estorsivi, anche se questa è una parola un po' grossa, cioè non ti faccio, ti tengo fermo se non mi porti X soldi, o comunque sia la possibilità di disporre del piacimento, delle prestazioni dell'atleta, anche se minorenne, crea evidentemente tutta una serie di problematiche legate poi al diritto della pratica sportiva, poi in sintesi, che non poteva essere frustrato o limitato fino a quel punto. E quindi è pieno i tribunali federali di le procure stesse, di esposti, denunce, tentativi di ricatto, di scritture private, che poi quale forza cogente non si è mai capito qual è, no? Perché poi quanti sono i genitori che nella mia esperienza ho ricevuto, ma parlo anche come piccolo avvocato, insomma, molti di questi magari davvero mi è capito più di qualcuno che diceva, un avvocato mi dica per me qualunque cosa. Mi ricordo un signore anni fa, quando c'erano ancora gli assegni, che mi disse: metta lei la cifra, mi deve liberare, mio figlio è un signore che fa con tutti quanti, tenga l'assegno, anche se avrei voluto una cifra importante, perché probabilmente le conviene purtroppo trovare una soluzione che poi come si trova? Col contatto di sponsorizzazione, con la donazione, ecco, perché poi si vuole evitare quello che è una sorta di pack and share, cioè la circolazione dei tesseramenti sui minori o sui dilettanti in genere, previo corrispettivo, che in gran parte, anzi senza in gran parte, costituisce illecito disciplinare. Questo mercato, questo sottobosco che si è alimentato in questi anni e che ha poi delle forme veramente complesse e apicali. Io mi ricordo poco tempo fa di accordi visti tra società di pallacanestro, dove appunto c'era tutta una sorta di tariffario che era un po' da brividi, insomma, complessivamente dava questa sensazione di veramente di, come possiamo dire, unica, esclusiva patrimonializzazione magari di ragazzi, peraltro senza neanche indirizzarsi a chissà quale carriera di vertice, ma per il quale anche le poche centinaia di euro so che possono fare la differenza, ma che evidentemente non va ben oltre quello che è la corrispondenza della quota associativa o di una liberalità che può essere in qualche modo giustificata. Quindi arrivare a una sintesi, che peraltro deve tenere conto che ogni disciplina sportiva ha le sue peculiarità, certo. Ogni disciplina ha determinati contesti nei quali poi lo svolgimento dell'attività stessa deve essere incentivato, quindi il difficile è questo, cioè contemplare l'interesse alla crescita e all'educazione, all'istruzione giovanile, quale dovrebbe essere poi il percorso sportivo, che nel 99% si sta nelle squadre di, come chiamo io, delle parrocchie, delle SD, della SD vicino casa, dove il segretario fa tutto e il contrario di tutto, appunto. Però da qui a dargli questo potere di disporre di vita e morte sportiva, evidentemente intendo, ce ne passa. D'altro lato però non dobbiamo dimenticare che in alcuni sport anche di vertice un vincolo applicato alla durata, quella che noi sappiamo prevista dai regolamenti,
dove invece la prestazione ha una sua patrimonialità intrinseca, insomma, senza andare tanto lontani, comunque parliamo l'anno scorso in Serie D, no, giusto? Quindi viene su e passa dal mondo dilettantistico al mondo professionistico, e voi capite che il salto è epocale, cioè passi dai rimborsi spese poco più a tutta una serie di contratti in legge 91, appunto. Quindi la mia impressione è che, ecco, è un po' presto per dire quale sarà lo scenario che ci aspettiamo, è giusto prendersi delle tempistiche, occorrerà una disciplina transitoria molto molto interessante. Due anni fa, ti dico, vado subito, appunto, ero dell'idea che poteva giustificare un vincolo pluriennale, ma nel minimo bisognasse rispettare la capacità di agire. Non dico di intendere di volere, che la città la diamo per scontata, ma quella di agire, sì, gli acquisti con la maggiore età e quindi almeno 18 anni, la possibilità della dissociazione avrebbe dovuto essere un diritto pari a quello di associazione. E quindi significava che ci può stare il percorso, un po' come per i giovani di serie del calcio, no? Hanno un percorso tra i 14 e i 19 anni, salvo quella clausola di uscita, se non firmano il primo contratto professionista, i nostri migliori si riportano via, come è successo in tante squadre, anche di Serie C, in realtà che conosco molto bene, comunque, in cui ciò avveniva. Quindi è un tema molto ampio, io trovo comunque che sia una scelta, diciamo, giusta, anche un po' per il fatto che rimaneva, diciamo, il vincolo sportivo forse anche un po' una poria nel stesso sistema europeo. Pochissimi stati, vorrei dire Austria e Grecia, come ricordi, hanno un sistema simile o comunque parasimile al nostro, ma globalmente parlando non c'è un sistema così di firma con effetti riflessi fino a 10 anni dalla firma, se ci pensiamo, insomma, qualcosa di anche sconvolgente, no? Esatto. Però chi costruisce un settore giovanile con pazienza, passione, con 400 ragazzi, anche pensando un domani di umanamente monetizzare quei 2-3 buoni, ove gli stessi indennità fossero comunque paralizzate ai costi o comunque a un qualcosa che consenta di reinvestire l'utilità nel settore stesso, non bisogna neanche criminalizzare questi. Quindi il contemperamento è difficile, sono andato un po' lungo, scusami Fabrizio, però questo è un tema che... No, ma è un tema certamente complesso, dove non esiste una soluzione univoca, dici bene tu, ci vuole un sistema di pesi e contrappesi, però... diceva bene anche Francesco, secondo me nel momento in cui c'è la vita di un minore in gioco bisogna ponderare con molta attenzione, perché poi questo vincolo davvero limita le scelte. Poi lo ricordavi bene tu, Jacopo, molto spesso si vengono a creare delle idiosincrasie, se non addirittura delle cose anche peggiori all'interno dell'ambito societario, fra il giovane, fra i dirigenti, il presidente, la realtà locale. Molto spesso sono realtà anche proprio quasi familiari, no? Vicine, con contesti anche di rapporti, proprio quando tu vai a fare il giro in bici ti ritrovi con il dirigente della tua società, e se hai delle difficoltà c'è tutto un meccanismo che va vissuto e conosciuto dall'interno per comprenderne l'impatto dirompente. Quindi sicuramente è da salutare secondo me con favore, però ovviamente non bisogna dimenticare anche, come dicevi tu, che quel monetizzare chi fa un investimento importante su diversi ragazzi e poi ha qualcuno valido che può essere fonte anche di guadagno, anche per alimentare il sistema stesso, certamente è un'esigenza da non sottovalutare. Quindi trovare il punto di equilibrio non è certamente facile. No, no, non solo non lo è, ovviamente, ma poi soprattutto spesso, ecco, questo è quello che io vedo anche poi nella pratica, è che spesso c'è molta disinformazione, anche le famiglie sono convinte, appunto, ma cosa è successo? Insomma, vengono con dei casi, per esempio nel volley, da spesso luogo a conflitto, anche perché consente la possibilità dello svincolo per giusta causa, fondamentalmente è una di quelle federazioni che lo consente. Molti sono convinti, io ho acquistato il cartellino è mio, come il cartellino non può essere suo, il mio genitore, questa è l'unica cosa che non è possibile, ma i genitori molto spesso credono questo, ecco. E a me succede anche, io ho i figli in età giovanile, tutti e tre, con vincoli che prendono, eccetera, adesso mi dico una cosa divertente così, in una di queste squadrette, c'è proprio un problema di un compagno di squadra, ma parlando sei tra genitori così, ma mi hanno chiesto, allora io a quel punto dico, ma vabbè, ma cosa è successo? Spiegami un attimo, vado a parlare con il genitore e dico, guarda,
sei anche sfortunato, perché purtroppo io conosco bene questa materia, quindi hai tempo 20 secondi per il nulla osta, dopodiché voglio dire, poi mi arrangio io e vedrai. Però adesso, senza voler fare ovviamente il gralasso, però per dirti che purtroppo molto spesso si approfitta anche di una forma di mancata conoscenza delle regole. Pensa a quello che era il 108 NOIF, no? Lo svincolo per accordo. Finché non c'era la procedura telematica, quanti giocatori facevano, ok, mi trasferisco e firmo in bianco, no? Il famoso 108 bianco, abbiamo avuto non so quanti 108 bianchi, mi troverò qua in ufficio, chissà quanta gente che ha firmato, nel senso che ora per allora, se non mi trovo bene, l'anno dopo sono libero di uscire, era uno dei patti sottesi ai trasferimenti dei giovani. Adesso però, che è tutto telematico, e quindi c'è bisogno del click, non hai bisogno della firma, hai bisogno che qualcuno lo faccia, e non puoi farlo ora per allora. Certo. È venuto meno anche uno strumento di protezione, se vuoi. Allora, vuoi fare la scrittura privata? Fai la scrittura privata, ma che efficacia ha un domani? Soprattutto, non è detto che tu stesso diventi parte di una sorta di illecito disciplinare un domani, perché quello che stai facendo, in sintesi, è una forma di accordo che non è all'interno delle carte federali. Allora, ricordo una vecchia sentenza della Cassazione del 2004, quella famosa appunto legata ai patti non meritevoli di tutela per l'ordinamento sportivo, che erano affetti da nullità insanabile. Spesso viene menzionata anche nelle vertenze dentro le commissioni di tesseramento o dentro comunque gli organi di giustizia, per ricordare come puoi fare tutte le scritture private che vuoi, puoi avere tutta la tutela, puoi tenere nel cassetto, puoi prendere il migliore avvocato, il migliore professore come Francesco a difenderti, però probabilmente quella scrittura non è detto che poi un domani supererebbe il vaglio di legittimità stessa, perché poi sappiamo che anche questo è un problema. Allora, molto spesso l'efficacia o il modo per ottenere uno strumento di pressione è esattamente il tentativo di far capire che ci possono essere comportamenti disciplinarmente rilevanti. Questo è il contraltare, l'unica cosa che ti consente un certo tipo di pressione. Ah, mi hai chiesto 3.000 euro per il trasferimento del ragazzino dai giovanissimi del Vatte la Pesca ai giovanissimi degli amici della pasta asciutta, bene, e allora sappi che questa richiesta che tu mi hai fatto scioccamente anche per messaggio io l'ho trasmessa alla Procura Federale, e dopo allora alla fine una soluzione si trova. Però vedi che è un sistema che in realtà non dialoga, cioè non consente una tutela effettiva, il più furbo vince. Questo è un po' quello che si è verificato nella pratica. Assolutamente sì. Poi, Francesco, non so se vuoi aggiungere altro sul vincolo sportivo, potremmo parlarne e certamente lo faremo poi con delle puntate, con una puntata probabilmente ad hoc, però ci sono anche altri aspetti comunque salienti della riforma, come ad esempio il professionismo sportivo, che è un altro dei temi. No, Francesco, che ne pensi? Assolutamente, però una battuta consentita, perché dal discorso di Jacopo mi veniva un parallelismo. Sostanzialmente, posto che il rapporto associativo è pur sempre un rapporto contrattuale, no? Alla fine c'è un rapporto asimmetrico tra i minori, quindi sono i genitori evidentemente che si associano. Allora forse, come in tutti i rapporti asimmetrici, uno strumento di tutela fondamentale per le cose che diceva proprio Jacopo, che mi ha sollecitato questa riflessione, potrebbe essere quello dell'informazione. Cioè, obbligare, come nella disciplina di tanti rapporti che prevedono uno squilibrio tra le parti, no? Obbligare a dare un asset di informazioni relativi anche ai diritti che, di cui dispongono gli associati nel momento in cui si tesserano, ed eventualmente anche adottare delle best practices, cioè adottare una serie di regole dettate dalla prassi ottimali, in cui vengono esclusi quei comportamenti vessatori a cui Jacopo faceva riferimento prima. Cioè, probabilmente bisognerebbe muovere da questa sorta di parallelismo che chiaramente io ora ho improvvisato, perché mi ha sollecitato ciò che Jacopo diceva, per creare una rete di protezione. Io penso sempre, ripeto, ai minori, perché è la cosa che mi sta più a cuore, però in generale rispetto ai soggetti che io vedo deboli rispetto a comportamenti
comportamenti della società che possono essere di prevaricazione. Jacopo. No, è così come dici tu, infatti, chiaramente, allora, il problema molto spesso è legato al fatto, anzi, tocchi un tema molto, molto intelligente, da fine giurista quale sei, hai giustamente messo il dito nella piaga dell'informazione, perché poi alla fine, ecco, senza scomodare consensi informati o situazioni collegate ad altre, magari, questioni affascinanti nell'ambito del diritto civile, no, ecco. Oggi se ne parla molto per la vaccinazione, no? Sì. Appunto, per esempio, per dirti, il nostro Ateneo ha messo a disposizione, qui siamo in lista vaccini, anch'io sono in lista vaccini, ma c'è arrivato un modulo di consenso informato che ci vuole un ingegnere nucleare per capire. Intanto è una cosa complicatissima, è scritto così che io non riesco a leggere, quindi un domani dirò non ho capito perché non riuscivo a leggere, è scritto così, ma a parte quello, ecco. Mutati, smutati, sudando le nostre cose un pizzico meno impegnative, no, di questa situazione. La domanda che mi faccio, però, che vi pongo è questa: bene, metti anche che io, dirigente, dica al compimento del 14° anno: sappiate che il prossimo tesseramento è un tesseramento che durerà 10 anni. E molto spesso è una comunicazione che non viene data, e in ogni caso, se viene data, viene detta, viene poi edulcorata con una semplice richiesta: potete andare via, no, non preoccupatevi, è solo questo prevede la federazione, per noi non sarà mai così, poi dopo vai tu a vedere se è così. Ecco, ma qual è l'alternativa che ho? Questo è un po' il tema, cioè nel momento in cui la regolamentazione di settore non solo consente ma obbliga a un vincolo di questa durata, perché un'altra soluzione che mi ricordo quando ero in FGC, insomma, io spesso ventilavo, era: ma per quale motivo non possiamo consentire alle società una deroga in melius, no? Possiamo dire della norma, cioè dato il massimo di 10 anni, io decido di vincolare, posso anche decidere di fare un vincolo sull'accordo a 2 anni, a 4 anni, fino alla fine del settore. Per quale motivo, se c'è l'accordo, se c'è una libera contrattazione, non si può arrivare a un vincolo associativo di diversa durata? Ovviamente, fermo restando che se che la faccio l'obiezione, la quella, beh sì, ma chi vuoi che vada? Un attimo, io posso cambiare squadra, però allora è che la finestra è talmente breve, molto spesso poi i giovani ragazzi non è che hanno queste grandi alternative, soprattutto non vogliono perdere il contatto con i propri amici, ma in quella fase adolescenziale, un attimo, cambia l'istruttore, cambia il tecnico, un momento di crisi, la fidanzata che ti lascia, è un attimo, cioè l'abbandono giovanile che si verifica e si è verificato spesso anche come con causa quello che è appunto la pressione collegata a questo vincolo, benedetto o maledetto, è certamente, ha creato più danni che vantaggi. Ecco quindi che oggi non possiamo più immaginare un sistema del genere, quindi va vista con fiducia la possibilità di avere un percorso diverso, del quale ho contezza fin là, ma cioè, nel senso che sono curioso anch'io di vedere quale sarà la normativa transitoria, perché poi il tema è tutto lì. Abbiamo peraltro una domanda da un nostro video ascoltatore che ci chiede su Facebook, verosimilmente, quale sarà l'impatto dell'abolizione del vincolo sportivo sull'iniziativa privata nello sport dilettantistico. Ringrazio dalla regia Vincenzo Stella che ha messo in sovraimpressione la domanda. L'abolizione del vincolo sportivo come impatterà verosimilmente sull'iniziativa privata, quindi gli investimenti nello sport dilettantistico? Anche questa è una bella domanda. Ah beh, adesso non so se risponde Francesco, io non lo so, per quanto mi riguarda, ma veramente è un'eccellente domanda, in verità, sull'iniziativa privata. Allora, anche qui allora però andiamo a toccare dei tasti abbastanza, come possiamo dire, sensibili, perché poi, adesso vedremo poi quali saranno le norme sull'associazionismo, devo essere molto sincero, le ho intralette vuol dire che non ho messo l'attenzione doverosa e dovuta a una riforma epocale come questa, che perché aspettavo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E poi chiaramente anche qui si apre veramente un mondo nuovo. Ora, come funziona il sistema associazionistico sugli investimenti delle dilettantistiche? Anche questo è piuttosto noto, e vi ricordo che ci fu un periodo transitorio in cui si era creata la società sportiva dilettantistica ARL, prima delle elezioni del 18, se non ricordo male, prima del Conte 1,
ci fu un anno in cui ci fu una possibilità di avere la possibilità appunto di creare questa SSD che potesse effettivamente avere anche o potesse attrarre investimenti. E c'erano molte società che erano interessate a una riforma che poi è stata cancellata. Perché? Perché il mondo dilettantistico spesso attrae investimenti in ragione di una fiscalità agevolata e, ahimè, in ragione anche di un sentire comune nel quale si cerca di avvantaggiare per avere un vantaggio indiretto, cioè, fondamentalmente, o diretto stesso se la dazione di denaro inizia a avere degli strani. Cioè la 39891, anche questa a suo tempo una normativa che ha creato assolutamente anche di più svantaggi che vantaggi, perché di fatto, se è vero che si consentiva di investire, allo stesso tempo però di fatto si creava un sistema di una fragilità estrema, perché anche per giustificare determinate forme di elargizione occorreva avere un sistema di ricevute di contabilità davvero, davvero bizzarra. Sono venuto fuori anni fa che una squadra di seconda divisione di pallacanestro, per giustificare tutte queste sponsorizzazioni non genuine, doveva addirittura, aveva un bus per le trasferte, cioè utilizzava un autobus, come neanche il calciapallo va a momenti, non so, cioè diciamo queste, ogni giocatore dichiarava di prendere 990 euro in contanti, che sapete all'epoca c'era la mancanza di tracciabilità, e quindi tutto questo per giustificare un mega sponsor da chissà quali x mila euro, e chissà che fine facevano questi soldi entrati e usciti. Quindi il problema degli investimenti non credo sia collegato però direttamente al vincolo in quanto tale, spesso ha delle, come possiamo dire, ha una matrice anche di affezio per benevolenze cause, no? Come si dice, cioè io sono nel territorio, voglio restituire qualcosa al mio territorio e lo restituisco grazie al salumificio locale, al prodotto alimentare, piuttosto che all'azienda di elettrodomestici, insomma, di chi cerca di restituire. Ecco, questo spesso è il vero elemento. E quindi sì, forse un rapporto di causa-effetto non lo vedo. Certo è che nelle discipline apicali del dilettantismo invece anche il risultato sportivo ha il suo perché e ha il suo interesse, quindi attrae. Dunque il mantenimento di una rosa competitiva, penso una Lega 2 di pallacanestro, che voglio dire è sport fuori dal 91, e certo un conto è fare una squadra per tentare il salto in Serie A e un conto è cercare di salvarsi, passando degli investimenti completamente diversi, insomma. Quindi anche questo è un tema interessante. Assolutamente sì. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? No, anche in questo, sì, io non ho una risposta chiaramente, come dire, sicura rispetto alla domanda del nostro ascoltatore, però probabilmente dipenderà anche da come verranno modulati questi premi di preparazione, perché poi sostanzialmente si rinvia una disciplina delle federazioni, e quindi anche lì è tutto un mondo da scoprire. Perché non si capisce neanche se, come dire, se ci sono dei paletti, se le federazioni potranno regolarlo come meglio credono. Cioè, probabilmente quello è anche un altro passaggio importante da monitorare. Certamente. Diciamo che sono prego Jacopo, vai. No, assolutamente no. Lo che dice Francesco è giustissimo. È chiaro che purtroppo il tessuto economico su cui si è basato e si evasa lo sport dilettantistico è un po' una sorta di gigante dei piedi d'argilla, no? E ovviamente nel momento in cui i piedi non tengono il peso, e poi succede il patatrac, insomma, ripeto, non voglio criminalizzare nessuno, sia chiaro, anche se in questo caso le disposizioni vigenti hanno fatto, tra virgolette, l'uomo furbo, non ladro, ma furbo, ecco, fermo restando che quel tipo di attività si basa su una percentuale di volontariato altissimo, 90%, forse anche di più, ecco. Però come biasimare anche chi, per mandare avanti una situazione con 300 ragazzi, è costretto a fare qualche patto col diavolo, cioè mi sento di dire che piuttosto che lasciarli a casa, capisco anche chi fa qualche piccolo, come possiamo dire, qualche piccolo fuoco d'artificio, che poi se è mirato esclusivamente alla formazione dei giovani, evidentemente è un po' come l'imprenditore che dice va processo per evasione fiscale, non ho pagato l'IVA e l'IRPEF per non licenziare i miei dipendenti. Ecco, oggi abbiamo decisioni, abbiamo più di qualche tribunale di merito in cui vengono anche assolti, magari, no? Succede, no? Ecco. E qui è la stessa cosa, magari, in qualche modo. Se io dimostro che per dare continuità a un progetto sportivo
perché molto spesso pensiamo alle situazioni per le quali i ragazzi fanno fatica ad alzare la quota, ma io ripeto, vado sul territorio, vedo la mia squadretta di pallacanestro locale su 15 bambini, mi dicevano che per quanto l'attività che fanno senza ovviamente contatto, sai, distanze, sanificazioni, costi alle stelle, anche se tutto all'aperto col freddo, una cosa quasi commovente, devo dirti, e però una buona metà non ha pagato la quota. Come facciamo? Perché? Perché i genitori hanno anche difficoltà diverse, quindi la solidarietà impone che ciascuno faccia una piccola colletta, insomma, per dire, per andare a ricoprire queste quote, benedette, perché questi non arrivano alla fine. Alla fine ti chiedono, ma uno sponsorino me lo trovi? E gli diamo una mano in qualche modo. Ecco, cioè, lasciamo, se dobbiamo fare attività sportiva per chi può permetterselo, oppure lo sport deve essere sport di base. Vedi che poi il vincolo torna plasticamente in questa dimensione, perché frustrare ragazzi non consentendogli di raggiungere l'amico, ma anche per cattiverie personali, in ragione di una supposta regolamentazione di settore che ne impedisce la circolazione intelligente, diventa un qualcosa che non si può più vedere. Oggi ancora di più non si può vedere, ragazzi, perché adesso mi sto appassionando, perdo il, come dire, il no, ma è il video che deve essere tipo di risposta, se non voglio fare un monologo, assolutamente, scusatemi, anzi, toglietemi sempre la parola, che poi come questa materia piace. No, prosegui pure, Jacopo, perché è un tema che però ci, no, che ce lo vince. Lo vedo proprio, ripeto, sul territorio, cioè al di là dell'appassionato della materia, le storture, le conseguenze le vedi davvero nell'associazione sotto casa. Non è che devi fare chissà quanta strada, E allora ben venga una regolamentazione, fermo restando che in questo passo avanti ci potrà essere, ci dovrà essere una possibilità di, come dire, di contemperamento di interessi, una delle quali potrebbe anche essere, senza essere molto classisti, ma una possibilità in base potenzialmente al censo, perché no, di poter consentire un'operazione di, ecco, vedi, sempre la pallavolo mi supporta, questa parola tremenda che è il riscatto del vincolo. Già il riscatto ti dà una sensazione di schiavitù, intanto, no? Il riscatto lo paghi per privativo. Il riscatto cosa vuol dire? Cioè, proprio il studio del riscatto, voi lo vedete nelle norme FIPAF, no? Ecco, però un conto è una possibilità, magari con un percorso che sia però alla luce del sole, cioè la famosa donazione indiretta, lo sponsor farlocco per liberare il figlio di chi può permetterselo, no, non deve più accadere, non dovrebbe accadere. Se io posso permettermelo, allora però lo faccio alla luce del sole, con la scrittura che deposito in federazione, in cui si dice, in cui la causalità deve essere consentita, cioè non deve essere un negozio in frode, non può più essere così, ecco. E allo stesso tempo, magari, di chi non può, si deve consentire, a maggior ragione a chi magari ha difficoltà anche solo di pagare le rette, di poter esercitare la propria pratica sportiva con più tutele, con più libertà, cioè non so, creando un reddito di cittadinanza sportivo, qui ragionando alta voce con voi adesso, così come pensi, certo. Sto però dicendo che ci devono essere dei contemperamenti, dei correttivi che consentano un esercizio utile, oltre che ovviamente legittimo. Però ripeto, questo è il primo inizio, vediamo un po' come sarà. No, sono d'accordo anch'io, e ti ripeto, condivido molto quello che è il tuo ragionamento, perché il problema del vincolo sportivo sono proprio gli abusi, lo possiamo anche dire proprio fuori dai denti, per così dire, che se ne fa, non tanto la sua essenza di sostentamento quasi per le piccole società, ma poi le strutture che poi vanno inevitabilmente a riflettersi sull'utente finale, cioè sui ragazzini. Quindi sono d'accordo con te da questo profilo. Francesco, il tema del vincolo sportivo mi sembra d'obbligo approfondirlo a questo punto con una delle prossime puntate ad hoc, perché gli spunti di riflessione che abbiamo sviscerato e che Jacopo ha messo in luce sono davvero tanti, e d'altronde è un tema forse veramente quello più epocale della riforma, perché involge diverse esigenze contrapposte, tutte meritevoli di tutela, però con una particolare attenzione per la categoria alla quale fa specifico riferimento, e quindi certamente ritengo meriti un ulteriore approfondimento delle nostre puntate di Eurosport. Francesco. Assolutamente sì, anzi... Scusami, Jacopo. No, prego, prego. Vai, Jacopo, vuoi dire qualcosa? Prego. No, vai. Quando lo rinviamo appena riparliamo di vincolo sportivo. No, ho preso anche lo spazio, scusami. Vai, ti ascolto.
Vai, prof. Assolutamente, invece è stato un piacere sentirti e tra l'altro appunto come sempre le riflessioni sì come sempre dicevo le riflessioni di Jacopo sono spunti preziosi per ulteriori riflessioni e quindi per tornare a dialogare su questo tema, un tema che appunto mi sta a caro anche perché dicevo ne dovrò parlare il 22 marzo in quel convegno catanese proprio dalla prospettiva dell'interesse del minore, quindi mi piaceva confrontarmi con lui, anzi forse ho approfittato della trasmissione diciamo quasi a un uso privatistico, però penso che fosse pubblico, l'interesse generale l'uso privato del mezzo pubblico. Esatto. Al di là di questo però ecco, prevedeva degli approfondimenti. Francesco ti sento un po' male però la connessione sono partiti da prima, sono partiti quando appunto non sapevamo se la riforma avrebbe o meno visto la luce, ma proseguiranno come tu. Francesco ti salto un pochino, dicevo la connessione. Che il nostro progetto appunto e allora lascio la parola nuovamente a Jacopo così evitiamo problemi di audio. No, purtroppo è vero che forse c'è qualche piccolo problema di connessione, Francesco, perché stai dicendo una cosa molto interessante. Qui invece io volevo fare un'altra riflessione di un altro tema che tu prima avevi toccato, che è anche uno dei temi, proprio visto che parli di minori, che è una delle mie grandi passioni, devi sapere, perché peraltro ho fatto molte decisioni CAS sull'articolo 19 del FIFA RSTP, anche proprio di ratti di giocatori di squadre italiane, giocatori transitati in Spagna, in Inghilterra, portati via prima della firma del primo contatto da professionista, quindi qualificati come amatori perché il vincolo associativo anche dei giovani di serie non ha natura contrattuale e quindi come tale o non ha quella natura contrattuale secondo le discipline FIFA, meglio sarebbe da dire, e cioè quello di un altro tema molto appassionante, cioè se si tratta di un atto di ordinario o di straordinaria amministrazione, perché da sempre ha agitato i sogni della dottrina questa idea per cui appunto la sottoscrizione del tesseramento dovesse avere la duplice sottoscrizione, poi in sintesi, no? Cioè, questo atto con cui io vado a prendere un vincolo decennale, posso paragonarlo all'atto che è compiuto dal minore o dal genitore che dà i soldi per comprare il biglietto del tram, quindi un atto di ordinaria, oppure diventa un atto di straordinaria? Perché poi dopo alla fine, anche lì, si è creato un percorso, un filone piuttosto complesso di decisioni anche contrastanti. Una famosissima della Corte Federale FGC tanti anni fa, presieduta da Pasquale Delise, arrivò alla qualifica, diciamo, o meglio, riportò la natura dell'atto tra quelli di ordinaria in ragione sostanzialmente del problema collegato all'autorizzazione del giudice tutelare che avresti dovuto chiedere, quindi con una sintesi, con una sorta di paralisi dell'attività stessa. Certo. Anni fa transitai per una vertenza all'ultimo sangue con 6-7 gradi federali, perché poi ogni volta che andavo in corte federale annullavano con rinvio, tutta una vicenda complicatissima sempre di vincolo che ha fatto un po' giurisprudenza di settore, perché poi è stata spesso usata nel volley, ma non per la bravura dell'avvocato, anzi nel mio caso forse in particolare il secondo annullamento è dovuto a un errore di impostazione del ricorso, forse probabilmente potevo puntare su un'altra, però fatto sta che il movimento fu tale che poi dopo anche alcune disposizioni legate al famoso riscatto del vincolo furono adeguate, diciamo, a una perlomeno maggiore rispetto del contraddittorio, una possibilità anche, cosa che non era prevista a suo tempo, di presentare le famose osservazioni del conto interessato, cioè avevamo situazioni in cui la commissione del tesseramento neanche sentiva l'atleta sulla questione, cioè le carte federali di 10-15 anni fa, perché io ormai non sono più giovane, quindi 20 anni fa vorrei dire, avevano all'interno delle normative regolamentari da brividi, insomma, che oggi tutti quanti ci lamenteremo tantissimo, ma che all'epoca veniva considerata una situazione comune e normale. Quindi certamente il vincolo sui minori è una delle materie più appassionanti in assoluto, quindi Francesco sono convintissimo che il tuo intervento sarà dotto e saggio, e adesso spero di riuscire magari a connettermi quel giorno, ma mi sono già segnato un matita del 22 marzo intanto mentre parlavi, così se riesco a sentirti sarà un piacere. Però effettivamente ripeto, è arrivato il momento di mettere un punto fermo, sperando che questo lo sia sul serio,
però ripeto, di certo è non si poteva più andare avanti, mettiamola così, non si poteva più andare avanti così, vincoli di 10 anni, operazioni di forza, situazioni, come dicevi tu Fabrizio in maniera illuminante, di abuso, è una brutta parola questa, no? L'abuso, da sempre una situazione di azione di forza contro ius, no? Ecco, poi in particolare se collegata all'esercizio di un diritto, che è quello della pratica sportiva, ancora di più è antipatico, no? C'era sempre un giurista siciliano, peraltro, anche un mio amico, che è Tommaso Pensabene Lionti, con un bel articolo sul diritto alla pratica sportiva, anni fa, mise appunto come diritto umano, poi in sintesi, come diritto con la distinzione dal diritto allo sport, dal diritto allo sport al diritto dello sport, dire però una grande lezione anche di civiltà, nell'idea per cui la pratica sportiva, lo dice anche la legge 91, è libera, svolta in forma individuale, deve essere collettiva e libera, quindi è cosa che il vincolo utilizzato in questo modo non rende. Quindi gioco forza, credo che ne vedremo delle belle, insomma, avrei molte trasmissioni da fare, Fabrizio. Sì, sicuramente sì, però merita certamente approfondimento. Francesco, se tu sei d'accordo, io direi di adesso lasciare spazio anche alla nostra Martina Tulumello, che ci esporrà la pillola che tu ci hai accennato prima. Ben trovata Martina, bentornata a YouSport, ti ringraziamo e ti salutiamo a te, in ovviamente come front woman da questo punto di vista, dei tuoi colleghi che insieme a te hanno curato la pillola, e ringraziamo anche Vincenzo Stella che vi ha aiutato nel coordinamento e che oggi è solo alla regia, ma per ragioni temporali, visto che il tema è stato lungo ed appassionante. Martina, a te, la pillola l'ha già introdotta il professor Francesco Rende, quindi a te il palco. Perfetto, buonasera a tutti. Allora, ci siamo chiesti se spetti effettivamente un compenso all'agente sportivo nel caso in cui il calciatore abbia stipulato il contratto senza avvalersi della sua prestazione, ed eventualmente anche in quale modo venga determinato tale compenso. Ora, la questione è stata recentemente affrontata da una pronuncia della Suprema Corte, ovvero l'ordinanza numero 835 del 2021, quindi recentissima. Il caso lo possiamo esporre veramente brevemente. Un calciatore di Serie A militante nel Brescia invia avviso di recesso al proprio agente sportivo e immediatamente dopo stipula un contratto di prestazione sportiva con una nuova società, il Milan. L'agente ritiene di avere comunque diritto a quello che è il compenso e conviene in giudizio il suo ex assistito. Ora, va premesso che la disciplina applicabile, ratione temporis, è il regolamento agenti del 2010. Però è vero anche che, tanto nel primo quanto nel secondo grado, l'agente sportivo risulta vittorioso, anche se poi, diciamo, in sede di appello la sua pretesa viene comunque ridimensionata in maniera comunque significativa. E anche la Corte di Cassazione riconosce il diritto dell'agente a ricevere il compenso, fornendo però una serie di fondamentali precisazioni che comunque costituiscono un fondamentale punto di riferimento. Ora, un primo passaggio concerne quella che è la natura dei regolamenti federali applicabili al caso di specie. E infatti la Suprema Corte ritiene che il regolamento agenti FIGC, insieme con le altre carte federali delle federazioni sportive nazionali aventi natura di associazioni, chiaramente con personalità giuridica di diritto privato, rappresenta quello che è un atto di autonomia organizzativa contrattuale. Quindi si tratta in definitiva, secondo la Cassazione, di contratti, e quindi vanno interpretati secondo le disposizioni di cui agli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile. E proprio partendo da questo chiarimento preliminare, il ragionamento della Cassazione parte proprio dall'esame di quanto previsto in ordine alla revocabilità del mandato. Infatti questo, secondo diciamo quella che la disciplina presa in esame, può essere revocato con comunicazione efficace 30 giorni dopo la sua ricezione. Quindi ci si chiede: che cosa accade se il calciatore stipula un contratto prima di tale termine? Ora, il mandato con il precedente agente può ancora considerarsi in essere. Quest'ultimo ha comunque diritto al compenso anche se non ha fornito alcuna prestazione. E quindi ci si chiede ancora: come si determina il compenso?
Proprio su, o meglio sotto tale profilo, sembra assumere maggiore rilievo quello che è il contributo della Corte, e infatti la Suprema Corte rinviene una lacuna normativa. Perché? Perché il regolamento non prevede una regolamentazione specifica per casi analoghi, diciamo, quello preso in esame. E quindi come si procede? Si procede tramite interpretazione analogica. Quindi il regolamento disciplina l'ipotesi in cui il calciatore stipuli un nuovo contratto di prestazione sportiva prima della scadenza naturale del contratto precedente. Infatti è molto frequente che i contratti dei calciatori vengano rinnovati prima della loro scadenza. Il regolamento prevede che se il nuovo contratto è stato concluso per mezzo di un nuovo agente, questi ha comunque diritto al compenso e verrà calcolato sulla differenza retributiva, quindi sul surplus ottenuto con il nuovo contratto. Ora, la regola è espressamente prevista per il caso in cui all'agente sia riconosciuto un compenso forfettario in misura fissa da corrispondersi al momento della stipulazione del contratto. Però la stessa regola, secondo la Cassazione, deve applicarsi anche al caso in cui il compenso sia determinato quale quota annuale in percentuale rispetto chiaramente al reddito che è percepito dal calciatore. Quindi ne consegue, in quest'ultima ipotesi, che Martina, abbiamo recuperato il prof, abbiamo perso Martina. Di quanto il calciatore guadagnava con il club precedente e quindi si applicherà per la durata del contratto originario. E poi la Cassazione affronta infine anche un ultimo quesito. Che cosa accade se il nuovo rapporto tra il calciatore e il club si interrompe prima del termine previsto? La Suprema Corte risponde che in questo caso il compenso va calcolato tenendo conto del solo intervallo temporale in cui l'atleta è rimasto legato al club. Quindi, ricapitolando, possiamo dire che, uno, salvo l'esercizio tempestivo della revoca, all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche quindi nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o anche con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato. E nel caso di nuovo contratto di prestazione calciatore venga, diciamo, a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, in questo caso il calciatore è tenuto praticamente alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente, se questa chiaramente è determinata in misura percentuale annua fino alla sua naturale scadenza. E punto 3, finiamo. L'agente di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio non ha diritto chiaramente alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, quindi ne avrebbe diritto solo se dovesse riuscire a dimostrare che il recesso chiaramente sia dipeso da dolo o da colpa grave del calciatore. Grazie mille. Grazie Martina a te per la precisione, soprattutto per aver spiegato in termini chiari ed efficaci un'ordinanza certamente complessa, come d'altronde, Jacopo sarà d'accordo, tutto il tema degli agenti sportivi, ne parlavamo prima, è assolutamente complesso e ha subito una serie di cambiamenti assai repentini che ancora destano perplessità, ci siamo occupati anche di questo e lo continueremo a fare. Prof, non so se vuoi chiosare, non so se la tua connessione è migliorata visto che avevamo avuto qualche problema. Francesco. Sì, io solo per fare i complimenti a Martina, anche perché credo che la mia connessione continui a essere pessima, ma quindi meglio evitare... Assolutamente perfettibile e migliorabile. Allora, mi consenti Francesco, perché ti sento a tratti. Grazie, siccome ti sento a tratti, ne approfitto io per ringraziare ancora una volta Jacopo per essere stato con noi e ovviamente lo consiglieremo ancora in futuro delle prossime puntate. Ringrazio ovviamente. Complimenti alla nostra Martina. Martina ha fatto un intervento bravissimo, veramente. C'è proprio una cosa. Si vede che sarà una allieva di Francesco. Insomma, sono bravo così. E il maestro che è bravo di solito quando sono bravi gli allievi. Assolutamente sì. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership fra Ius Loquem Radio e la cattedra di diritto sportivo dell'Università di Messina, perché dà la possibilità ai ragazzi di approfondire e di toccare con mano poi i casi pratici, al di là dello studio assolutamente fondamentale
accademico, col taglio prettamente accademico, e quindi è una cosa, un'esperienza formativa per loro, ma motivo di grande orgoglio anche per noi. Io ringrazio anche il professore Francesco Rende, ringrazio Vincenzo Stella nella sala della regia e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di U Sport. Grazie Fabrizio, grazie Francesco e saluti a Camilla.